tutti nella nostra nuova rubrica sui motori. Ci occuperemo dello smontaggio e del montaggio di motori di ultima generazione, ma anche di quelli di vecchia generazione, evidenziando le differenze sia di costruzione che di taratura. Un saluto a tutti i lettori del giornale e buona visione. Togliere i 5 dadi che tengono in tensione le molle frizione. Togliere il piatto spingidisco e i dischi frizione. Togliere il dado centrale del tamburo frizione e filare l'asta spingidisco. Togliere il tamburo frizione ed il relativo spessore. Svitare i perni brugola del carter frizione. Filare il carter frizione. Possiamo notare l'ingranaggio primario integrato nel carter. Togliere il perno brugola carter valvola ed estrarlo. Sfilare la valvola rotante. Nella fase di rimontaggio mostreremo come effettuare la fasatura corretta della valvola rotante. Sfiliamo la forchetta dal 1000 righe. Notiamo nella parte superiore il desmodromico cambio. Svitare i perni brugola del carter cambio. Estrarre il carter. Togliere il semicarter motore per l'accesso ai rotismi. Possiamo adesso estrarre l'albero motore insieme al rasamento. Sfilare i perni in acciaio che sorreggono le forchette ed estrarle. Estrarre gli alberi primario e secondario completi di ingranaggi.